Una bottiglia di vetro in cambio di 5 in plastica, una cartolina elettorale dalla quale nasceranno dei fiori e le cannucce in zucchero al gusto fragola o cioccolata che una volta utilizzate possono essere mangiate. Così Silvia Piccinini, capolista del Movimento 5 Stelle a Bologna, si presenta agli elettori in vista del voto del 26 gennaio, con quella che lei definisce una battaglia culturale per cambiare le abitudini quotidiane dei cittadini. Abbiamo messo in campo questa iniziativa, naturalmente per sensibilizzare i cittadini su quello che è uno dei problemi globali dopo i cambiamenti climatici, che è quello della diffusione e della dispersione della plastica nel nostro ambiente. È un'iniziativa spot, ma che ha un grande valore culturale. Già in Assemblea legislativa, come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto la nostra parte stanziando risorse per sagre, feste di paese plastic free, risorse per la ricerca su materiali ambientalmente sostenibili, quindi anche la riconversione delle aziende, e risorse anche per l'incentivazione della diffusione dei negozi alla spina o che hanno prodotti sfusi. A fine giornata le bottiglie raccolte sono tantissime e molto apprezzata è la speciale cartolina elettorale, completamente biodegradabile. È pensata proprio per essere ambientalmente sostenibile, si può piantare, quindi finite le lezioni non viene gettato e da quella cartolina nasceranno dei fiori. Non solo, sempre in tema plastic free abbiamo portato delle cannucce che sono cannucce di zucchero, quindi sono cannucce che una volta utilizzate possono essere tranquillamente mangiate da grandi e da piccini.